luce, la loro capacità di mettere gli altri al primo 8 posto, qualcosa novembre che 2019, francamente siamo in Piazza della Libertà. Difficilmente voi riusciamo Dal maxi schermo di questo stiamo assistendo ringraziamo il Signore. Al funerale dei tre vigili del fuoco, il ringraziamento non solo deceduti nella tragedia di Quarnieto, per la loro vita, ma per i sacrifici. Tantissime persone, la loro come potete vedere, come modello. Tantissimi vigili urbani, vigili del fuoco da tutta Italia sono presenti, da tutta Italia, delegazioni di tutta Italia in chiesa. Ho visto il presidente del Senato, della Camera, Fico, e il Premier Conte e altre autorità. La chiesa era affollatissima, non si poteva entrare. Lunghi applausi hanno accolto i tre ragazzi. Da non dimenticare mai. La gente, le persone erano commosse. È stata una prova, un abbraccio della città di Alessandria intorno ai loro ragazzi, a tutto il corpo dei vigili del fuoco e a tutti coloro, familiari e sostenitori e amici che li ammirano. Accetta, Signore, le persone che non hanno trovato posto sono tutte qua oppure davanti nella piazza proprio del Duomo. Va bene, a questo punto lasciamo che la cerimonia prosegua. Il Signore sia con voi. Sono presenti tutte le specializzazioni, lì ci sono i sommozzatori, i vigili, i poveri ragazzi, sono tutti nel nostro cuore. Potevo toccare a ciascuno di loro. Hanno avuto la sfortuna i tre. È veramente cosa buona. I tre nostro dovere di quella sera. Rendere che Dio le accolga a braccia aperte. Arrivederci. Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.